Capaccio Pestum, mi trovo presso l'Hotel Paisto, sto per incontrare il titolare Corrado Marino, che insieme allo chef Franco Marino ci parleranno della cena rossa prevista per il 9 agosto 2019 e che entra a far parte di un progetto che prevede appunto 4 appuntamenti. Allora, questo è un evento che sarà il secondo dove diciamo sono stati etichettati con dei colori. Il primo era diciamo sull'azzurro, pesce azzurro, questo sarà sul tema rosso, poi ci sarà il verde e poi l'arancione. E questo tema l'abbiamo scelto perché il rosso è un colore molto molto forte, molto molto passionale, quindi ci sarà il pomodoro che la farà da padrona, i crostacei e dei pesci che tendono ad andare sul rosso, che possono essere il dentice, come lo scorfano, come tutte, diciamo, un po' le sfumature del rosso in cucina, che può spaziare dalla verdura alla frutta al dessert. Infatti avremo il lampone e tante altre cose, quindi saranno 6 portate, diciamo un percorso fatto di 6 portate dove le persone possono degustare diverse cose, diverse pietanze, e vi invito a passare il 9 agosto. Questa è una struttura che si trova a Pestum vicino al mare, una piccola struttura che fa soprattutto struttura alberghiera, ma che fa anche ristorazione, cercando di fare con ristorazione di qualità anche e soprattutto con la presenza di Franco. La cena rossa è una delle 4 cene che abbiamo organizzato con 4 colori. Il rosso è uno dei 4 colori ed uno dei colori che contraddistingue la personalità. Usiamo prodotti del territorio, rigorosamente del territorio, quindi tutti i nostri pesci sono tutti pescati e tutti del nostro Mar Tirreno, e con la bravura, la sapienza, la manualità, l'inventiva di Franco li trasformiamo in questo evento un po' speciale, nel senso che non solo il cibo ma anche la manipolazione del cibo e quindi le tecniche di preparazione e di cottura che vogliono essere un'esperienza anche emozionale. E poi diciamo c'è uno di questi piatti che è abbastanza interessante, un piatto nuovissimo che ha ideato Franco insieme a me, che si chiama Freud va al mare, ed è un piatto secondo me straordinario da provare e, come dire, anche da pensare.